Mentre Maggie se la spassa in palestra, Vincenzo deve pagare il prezzo dei suoi no. Non l'ho chiamata qui per discutere soprattutto solo della questione di oggi. Sono più contento di tornare a casa che mettere dei pantaloni del genere da ragazza in calore, ma siete seri? Li deve mettere assolutamente. Sono stato chiaro? No, non li metto. Ma per parlare dei suoi no, ho notato che lei ha una tendenza a dire no. Io non leggo. Se la chiamo, lei legge. C'ho voglia di leggere. Purtroppo la vita di collegio, mi lasci dire in generale, la vita non ci permette di dire sempre di no. Se nella vita si continua a dire di no, a un certo punto si trova una bella porta chiusa e ci si sbatte contro. Mi spieghi il no di oggi? Io ho una corporatura abbastanza grossa e mi sentirei poco a mio agio con dei pantaloni del genere. Però io non voglio invogliare nessuno a dire no per qualsiasi cosa, perché ci deve essere un motivo per dire di no. Capisco, nel senso che ha senso questa cosa, quindi io le vorrei chiedere un impegno a dire più spesso di sì. Non voglio che lei sia l'ultima ruota del carro. Se ha qualcosa da dire, chieda di parlarmi. Okay. Se ha qualche problema, venga, chieda di parlarmi su qua sempre. Parliamo, discutiamo le cose, cerchiamo di averne fuori, ok? Ok. Il preside è stato molto comprensivo, calmo e ha capito il mio disagio e il mio problema. Non a casa, giù. Davvero? Veramente? Veramente? No. Ora. No. 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 Davvero? Davvero? No. Ma che fai? Ma che basta? Strada dentro.